È stato presentato presso la stazione ferroviaria di Piedimonte Matese il prototipo di un treno in scala reale, di quello che saranno poi i nuovi convogli in arrivo nel prossimo inverno e che andranno a migliorare, almeno si spera, i trasporti fra il Matese e Napoli, un servizio fondamentale per la crescita turistica del Matese, fra i luoghi più belli ed invidiati della regione Campania. Presenti fra gli altri l'ingegnere Pasquale Esposito, direttore generale operativo della EAV, che abbiamo sentito. Allora, noi oggi abbiamo presentato il mock-up del nuovo treno, cioè il nuovo treno verrà esattamente così. Questa è una rappresentazione uno a uno della cabina di guida. Il treno è disegnato da Giugiaro, è una delle massime espressioni dei treni regionali, fa parte di un gruppo di 40 treni, comprato anche 35 stanno al nord di Milano e 5 saranno qua. Il primo treno è già in Italia, è stato costruito in Svizzera, presso gli stabilimenti Stadler di Busnang, adesso è fisicamente a Bologna. A Bologna lo stanno testando su un circuito di prova che è di proprietà di RFI e scenderà qua agli inizi di ottobre. Ieri è arrivata l'immissione in servizio del treno, cioè come se avesse avuto l'immatricolazione, diciamo così. Quindi il treno è pronto per circolare, arriva qua, fa i test sulla nostra linea, fa i 5.000 km previsti dalla normativa e diciamo che sicuramente prima di Natale il primo treno va in servizio. Nel frattempo arrivano gli altri quattro arrivano a novembre, dicembre, gennaio, febbraio e saranno messi in servizio a gennaio, febbraio, marzo, aprile. Quindi 5 treni entro il 30 di aprile. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.